a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta Van Gogh. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovo filato della Mistrico Filati che si chiama Van Gogh Batik e che ho trovato stupendo. È 100% microfibra, ogni gomitolo da 100 grammi e misura 400 metri. Il colore che ho scelto io è questo che va con il panna, il grigio quasi poi a un verde. Non so se definirlo proprio un verde o comunque un grigio quasi tendente al verde. Il colore quindi è lo 01. Per poter realizzare la giacchetta, che è una taglia S, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con i ferri del 5,5. Vi dico già che se siete una taglia S dovete andare a prendere tre gomitoli se volete fare le maniche lunghe. Se siete una taglia M vanno bene tre gomitoli, se siete una taglia L vi occorrono quattro gomitoli. La lavorazione, come sempre, scusate, in descrizione vi lascerò il link al sito Incintando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, e ce ne sono uno più bello dell'altro, ce n'è uno che è un po' un tramonto, c'è un altro con le tonalità del blu, quindi veramente vi potete sbizzarrire a fare questa giacchetta nel colore che più preferite, sono tutti comunque colori sfumati. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplice, è una lavorazione forata che io trovo veramente molto carina e che si realizza ripetendo sempre 4 giri, quindi è anche molto semplice da ricordare e da poter realizzare. Per fare la vostra giacchetta, mi raccomando, andate a fare prima un campione, questo lo dico anche durante il video tutorial, per capire bene quante maglie dovete montare per ottenere la taglia che vi serve. Quindi andate a fare un campione e poi potete iniziare a montare le maglie che vi servono. I pezzi da realizzare sono 5, quello dietro, le due parti avanti e le maniche, e poi si aggiunge un altro pezzo con un altro tipo di lavorazione che serve per rifinire quindi il collo e anche fermare la giacchetta, una cosa molto sfiziosa. Dove ho messo più punti, più maglie è la parte dietro, mentre anche per le maniche sono andata a montare qualche motivo in più rispetto alle due parti qui davanti, perché non volevo che le maniche mi stringessero. Vedete, è molto larga perché io intendo indossare questa giacchetta soprattutto durante il periodo adesso, quando fa più freddo la sera, nell'autunno, quando si indossano dei vestiti con delle maniche un po' leggere, quindi si ha bisogno qualcosa di proteggere soprattutto le spalle. Quindi per questo ho deciso anche di fare le maniche a tre quarti, di farle larghe, vedete, in modo tale da sotto da poter mettere delle maniche sempre un po' larghe, ma più leggere, tipo come sono andate di moda fino all'anno scorso. Poi, come vi ho detto, alla fine si va a fare questa striscia, e io qui ho lavorato col punto grana di riso per poter realizzare questa lunga striscia che va poi cucita e tutto intorno allo scollo, e fare poi il fiocco. Io l'ho fatta corta perché voglio solo tenerlo chiuso, non mi va di fare il fiocco, però voi potete fare la striscia anche più lunga in modo tale da poter fare proprio un fiocco. Potete farla anche più stretta, come più vi aggrada, o anche più larga. Io ho fatto una via di mezzo. Detto ciò, spero che anche questa giacchetta ai ferri, visto che tanti di voi mi chiedono sempre dei progetti ai ferri, sto cercando un po' di riabituarmi a usarli, ma non è semplicissimo. Comunque adoro l'uncinetto e ho anche la difficoltà che quando lavoro ai ferri dopo un po' mi parte un dolore assurdo dietro soprattutto dietro questo braccio, quindi preferisco andare comunque a fare più video di uncinetto, però non mancheranno altri video comunque inerenti anche ai ferri. Detto ciò, come vi dicevo, se vi intendete farla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio e come Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, che vedete ancora in fase di lavorazione, mi manca da fare una lunga striscia per poter cucire, per poter legare il cardigan, ma poi durante il video vi spiegherò meglio. Comunque, per poterla andare a realizzare, io utilizzerò il filato Van Gogh Batik, che è il nuovo filato della Mistrico Filati, un 100% microfibra, con queste sfumature veramente bellissime, lavorerò con i ferri a maglia del 5,5. Mi raccomando, prima di andare a fare la lavorazione, fatevi un piccolo campione che vi permetta di poter avere la misurazione che vi consente poi di andare a capire quante maglie andare a montare, sia per fare le tre parti, quindi la parte dietro e le due parti avanti, sia per poter fare le maniche. Io vi dico già che per la parte dietro ho montato 69 catenelle, quindi un multiplo di la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 con 3 maglie che servono per avere l'inizio uguale alla fine, quindi multiplo di 6 a cui poi alla fine dovete aggiungere 3 maglie. Per la parte dietro io ho montato 69 maglie, per la parte avanti, per le due parti avanti ho montato
45 maglie, scusate, non mi ricordavo più, 45 maglie, quindi sia da questa parte da quest'altra parte 45 maglie, quindi sempre un multiplo di 6 più 3, mentre per la parte delle maniche sono andata a realizzare 57 maglie. Sia per questa manica che per quest'altra manica. Poi durante il video vi dirò anche quanto ho lavorato il mio motivo in altezza per poter arrivare all'altezza desiderata. Detto ciò, come vi ho detto, io lavorerò con i ferri del numero 5,5. Ho montato qui un piccolo campione che vi faccio vedere in modo tale da farvi vedere come andare a realizzare il nostro motivo. Partiamo quindi col primo giro. Vado a fare una maglia a rovescio. Seconda maglia a diritto, terza maglia a rovescio e adesso andiamo a fare 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. E ricominciamo da capo. Queste sono le 6 maglie che dovremo andare a ripetere quindi per tutto il nostro primo giro. Quindi vado a fare una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio, 3 maglie a diritto, quindi 1, 2 e 3. Ripetiamo l'ultima volta per quanto riguarda il mio campione. Andiamo a fare una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio, 3 maglie a diritto, quindi 1, 2 e 3. Quindi queste sono le 6 maglie che vanno sempre lavorate per tutto il ferro. Mi raccomando, se vi è più facile scrivetevi su un foglio i giri. Sono soltanto 4 giri, ma se vi risulta più facile andate a scrivere così ve le ricordate. Terminiamo il giro andando a fare una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, andiamo a lavorare le maglie così come si trovano, quindi prima maglia a diritto, seconda maglia a rovescio, prima maglia a diritto, 3 maglie a rovescio, quindi 1, 2 e 3, e si ricomincia, quindi una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3. Queste sono le maglie che andremo a rifare per tutto il secondo giro, quindi ancora una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, 3 maglie a rovescio, 1, 2, 3. Terminiamo il secondo ferro andando a fare una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. E adesso andiamo a fare il terzo giro e andiamo a fare prima maglia a rovescio, seconda maglia a diritto, terza maglia a rovescio, un gettato e andiamo a prendere 3 maglie e le lavoriamo insieme a diritto. Quindi vedete, vado a prendere 3 maglie e lavoro insieme a diritto. Adesso devo fare un gettato, ma non lo vado a fare come ho fatto prima in questa maniera, ma la faccio a rovescio, perché la prossima maglia che devo andare a fare è una maglia a rovescio. Se la faccio così non mi trovo poi andare a fare la maglia a rovescio, perché ho il filo dietro mentre devo avere il filo davanti. Quindi vado a fare il gettato facendo
il giro al contrario e si ricomincia da capo. Una maglia al rovescio, una maglia a diritto, una maglia al rovescio, gettato normale e andiamo a prendere 3 maglie e le lavoriamo insieme a diritto. Facciamo il nostro gettato al contrario, quindi ci portiamo il filo sulla davanti e facciamo un giro attorno al ferro e ricominciamo. Una maglia al rovescio, una maglia a diritto, una maglia al rovescio, gettato normale e andiamo a prendere 3 maglie e lavoriamo insieme a diritto. Mi porto il filo sul davanti e vado a fare il mio gettato. E questo è quello che faremo per tutto il terzo giro. Terminiamo il giro andando a fare una maglia al rovescio, una maglia a diritto, una maglia al rovescio. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. E andiamo a lavorare le maglie così come si presentano: una maglia a diritto, una maglia al rovescio, una maglia a diritto. I gettati vanno lavorati sempre a rovescio, quindi ho un gettato e lo lavoro a rovescio. Maglia successiva la lavoro a rovescio, il gettato lo vado a lavorare sempre a rovescio e si ricomincia. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, gettato lo lavoriamo a rovescio, maglia a rovescio, secondo gettato a rovescio e ricominciamo. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, gettato a rovescio, maglia successiva a rovescio, gettato a rovescio. Questo è quello che bisogna fare per tutto il quarto giro. Andiamo a terminare il quarto giro andando a fare una maglia a diritto, una maglia a rovescio e di nuovo una maglia a diritto. Quindi questi sono i 4 giri che andremo a fare e questa è la lavorazione che ne verrà fuori. Questa è la parte diritta dove vedete abbiamo i nostri fori, la striscia. Questa è la parte a rovescio. Continuate, quindi mettete le maglie che vi servono per arrivare alla larghezza desiderata. Mi raccomando, a seconda che avete il seno o i fianchi più larghi, andate a misurare le maglie da mettere sulla cosa che avete più larga. Io adesso continuerò un attimo a lavorare il mio cardigan e vi dirò poi naturalmente di nuovo tutto quanto ho fatto, i motivi per poter fare il nostro cardigan appunto. Per poter fare la nostra striscia che deve andare attorno a tutto il cardigan, io ho montato 11 maglie che andremo a lavorare nel punto grana di riso, che vi mostro come si fa. Andiamo a fare primo ferro, una maglia a diritto, una maglia a rovescio, e si ricomincia. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio e di nuovo una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio e terminiamo andando a fare una maglia a diritto.
Se naturalmente voi la volete fare più larga, non ce n'è bisogno, ma volendo la volete fare più larga, andate a mettere sempre due maglie in più, quindi un multiplo di 2, quindi 11, che naturalmente poi non abbiamo la maglia che ci serve per avere inizio uguale alla fine, quindi 11, se volete mettere 11 ne mettete 13, 15, se ne volete mettere di meno ne mettete 9, ma non andate a fare né troppo larga né troppo stretta, perché altrimenti poi il cardigan comunque non riuscite a legarlo bene. Quindi adesso andiamo a fare il secondo giro. E andiamo a lavorare le maglie al contrario, cioè qui le abbiamo la rovescio, io la lavoro a diritto, ho la maglia a diritto, la lavoro a rovescio, quindi ripetiamo, maglia a diritto, maglia a rovescio, maglia a diritto, maglia a rovescio, maglia diritto, maglia rovescio, maglia diritto, maglia rovescio e terminiamo la maglia a diritto. Alla fine è il giro che viene sempre ripetuto, quindi adesso mi rigiro con i ferri e di nuovo maglia a diritto, maglia rovescio, maglia diritto e maglia rovescio. Quindi continuo a fare sempre questo giro per tutta la lunghezza desiderata. Io vi dirò alla fine quanto è venuta lunga. Tenete presente che poi la dobbiamo cucire attorno allo scolo e deve scendere abbastanza da poter fare un fiocco e legare quindi il nostro cardigan sul davanti. Quindi secondo me almeno sui 100 centimetri deve venire lunga. Io comunque man mano che la vado a fare controllerò e vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga. Allora, ho finito i tre pezzi, per la parte dietro ho montato 69 catenelle, quindi un multiplo di 6 più 3 catenelle, per le due parti avanti ho montato 45 catenelle, sia da questo lato che da quest'altro lato. Io ho lavorato il motivo per 30 volte, quindi ho ripetuto i 4 giri per 30 volte e naturalmente sono andata poi a chiudere le maglie dopo che ho terminato il quarto giro. Adesso andrò a cucire un po' le spalle e qui di lato per lasciare aperto gli scalfi. Allora, sono andata a cucire la parte dietro con le due parti avanti e ho cucito per circa 7 centimetri in modo da lasciare uno scalfo bello ampio per il collo, perché voglio poi rifinire con un bordino. Per quanto riguarda invece qui, sono andata a cucire lasciando tipo libero 16 centimetri, però non sono sicura della larghezza perché devo andare comunque a cucire la manica. Adesso andrò a fare la manica, poi vedrò se devo scucire un po' o cucire un po' a seconda di quanto voglio fare larga la mia manica. Ho realizzato la prima manica, ho deciso di non fare delle maniche lunghe ma le maniche a tre quarti che mi arriva al gomito. Ho montato 57 catenelle, quindi un multiplo di 54 più 3 catenelle che servono sempre per avere l'inizio uguale alla fine, e ho ripetuto il motivo per 15 centimetri. Adesso farò un'altra manica uguale e poi le andrò a cucire insieme. Ricordate che quando andate a cucire dovete cucire facendo in modo, prendo la maglia così vi faccio vedere, che il centro, chiudete la maglia a metà, il centro vada cucita all'altezza delle spalle, così vi sarà più facile andare a cucire le maniche alle vostre alla parte dietro, la parte avanti. Fermate con degli spilli oppure imbastite come vi trovate meglio e poi andate a cucire. Allora, io ho finito di cucire anche le maniche alla mia giacca, quindi vedete le cuciture laterali, la cucitura della manica, anche da quest'altra parte, cucita manica, spalle, la parte laterale. Adesso devo soltanto andare a fare una lunga striscia, vi mostrerò come farla, per poterla cucire poi intorno allo scollo, qui, e farla scendere in modo tale da fare il fiocco e poter fermare così la nostra giacca, perché io non ho intenzione di usare i bottoni. Quindi adesso che ho cucito anche le mie maniche vi faccio vedere come andare a fare appunto questa lunga striscia, che poi naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga, per poter legare il nostro cardigan. Ho terminato la mia striscia che è di 120 centimetri e adesso andrò a cucirla intorno allo scalfo, stando attenta che la parte che scende da entrambi i lati sia degli stessi centimetri.